Ciao e benvenuti ad un nuovo video di Vaporetto Italiano. Questo è il primo video di grammatica che faccio per il canale. Oggi parliamo del presente indicativo dei verbi regolari italiani. Vedremo come si forma e alla fine faremo insieme degli esercizi per praticare la regola. Vi prometto che dopo aver guardato questo video sarete perfettamente in grado di coniugare i verbi regolari italiani al presente indicativo. Ma vediamo subito come si forma il presente. Esistono tre coniugazioni dei verbi italiani. Quindi i verbi italiani possono avere tre diverse desinenze finali. Esistono i verbi che terminano in "-are", come per esempio parlare, to speak, abitare, to live, e mangiare, to eat. Poi ci sono i verbi della seconda coniugazione, che sono i verbi che terminano in "-ere", come per esempio vendere, to sell, ricevere, to receive, premere, to press. E infine la terza coniugazione, che sono i verbi che terminano in ire, per esempio sentire, to feel or to hear, dormire, to sleep, e partire, to leave. Ma come si coniugano questi verbi al presente indicativo in italiano? Lo vediamo subito. Per esempio, parlare. Parlare è un verbo che termina in "-are", quindi è la prima coniugazione. Parlare è formato da una radice, "-parl", e una desinenza, "-are". Leggere. Ha una radice, legge, e una desinenza, ere. Infine, dormire ha una radice che è dorm e una desinenza che è ire. Per coniugare questi verbi al presente indicativo in italiano, dobbiamo eliminare le desinenze, così, e aggiungere le nuove desinenze. Lo so. Sembra difficile, ma non lo è. Ti guiderò passo dopo passo nelle slide successive. Continua a seguirmi e vedrai che alla fine del video saprai coniugare perfettamente il presente indicativo dei verbi regolari. E faremo anche degli esercizi insieme, ok? Continuiamo. Cominciamo con i verbi in "-are". Per esempio, abitare, to live. In questo caso eliminiamo la desinenza "-are" e alla radice "-abit" aggiungo delle nuove desinenze. Le nuove desinenze sono questa: io abito, tu abiti, lui, lei abita, noi abitiamo, voi abitate e loro abitano. Quindi è chiaro? Abbiamo eliminato la desinenza "-are" e abbiamo aggiunto alla radice le desinenze che vedete in verde adesso. Facciamo un altro esempio. Parlare, to speak. Come sapete, eliminiamo la desinenza "-are" e aggiungiamo alla radice quelle desinenze che vedete in verde. Quindi, io parlo, tu parli, lui o lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Ok? Non preoccupatevi se avete della confusione, è tutto normale. Alla fine di questo video faremo degli esercizi per praticare la regola.
Vediamo ora i verbi della seconda coniugazione, i verbi che terminano in -ere. Per esempio, vendere, to sell. Anche qui, come già sapete, eliminiamo la desinenza -ere e aggiungiamo le desinenze della seconda coniugazione, che sono io vendo, tu vendi, lui o lei vende, noi vendiamo, voi vendete, loro vendono. Vediamo un altro esempio. Ricevere, to receive. Anche qui eliminiamo la desinenza -ere e aggiungiamo quelle desinenze in verde che vedete a sinistra dello schermo. Quindi, io ricevo, tu ricevi, lui, lei riceve, noi riceviamo, voi ricevete, loro ricevono. Ok? Ultima coniugazione sono i verbi in -ire. Per esempio, sentire, to hear. Anche qui eliminiamo la desinenza -ire e aggiungiamo le nuove desinenze, che sono io sento, tu senti, lui, lei sente, noi sentiamo, voi sentite, loro sentono. Altro esempio, dormire, to sleep. Eliminiamo, come ben sapete, la desinenza -ire, rimane la radice dorm e a questa radice aggiungiamo le desinenze che vedete in verde. Quindi, io dormo, tu dormi, lui o lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Queste sono le tre coniugazioni dei verbi italiani. Abbiamo i verbi che terminano in -are, come parlare, verbi che terminano in -ere, come ricevere, e i verbi che terminano in -ire, come dormire. Quelle in verde sono le desinenze per ogni coniugazione. Ok? Ma adesso tocca a te. Facciamo degli esercizi per praticare la regola e per memorizzare le desinenze. Cominciamo con i verbi in -are. Vi lascio un esempio sullo schermo che potete utilizzare per coniugare un nuovo verbo che vi dirò. L'esempio che vi lascio sullo schermo è abitare. Il verbo che invece possiamo coniugare adesso insieme è lavorare, to work. Come si coniuga il verbo lavorare? Come sapete, eliminiamo la desinenza -are e aggiungiamo quelle desinenze in verde che vediamo alla sinistra dello schermo. Vi lascio qualche secondo per coniugare il verbo lavorare, to work. Bene, la coniugazione del verbo lavorare è io lavoro, tu lavori, lui o lei lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano. Benissimo, ora facciamo un esercizio con i verbi della seconda coniugazione. I verbi che terminano in -ere. L'esempio che lascio sullo schermo è vendere, to sell. Potete usare questo verbo come esempio per coniugare il verbo premere, to press. Ok?
Anche qui eliminate la desinenza ere e aggiungete le desinenze in verde che vedete per il verbo vendere. Vi lascio qualche secondo per coniugare il verbo premere. Bene, il verbo premere si coniuga così. Io premo, tu premi, lui o lei preme, noi premiamo, voi premete, loro premono. Ok, ultimo esercizio con i verbi in ire, la terza coniugazione. Vi lascio come esempio il verbo sentire e ormai sapete cosa fare. Siete bravissimi e potete coniugare il verbo partire, to leave. Eliminate la desinenza ire e alla radice part aggiungete le desinenze in verde. Ok? Avete qualche secondo per coniugare il verbo partire, to leave. Bene, il verbo partire si coniuga così. Io parto, tu parti, lui o lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Ah, adesso ho voglia di partire per un bel viaggio. In questa slide vi lascio i verbi regolari italiani più comuni nelle tre coniugazioni. Se volete esercitarvi, potete coniugare questi verbi come quelli che abbiamo coniugato in questo video. Se volete, potete scrivere dei commenti sotto questo video. Allora, com'è andata? Se volete scrivere dei commenti o volete provare a coniugare dei verbi al presente indicativo, potete farlo nella sezione dei commenti qui sotto. Io vi leggerò e vi risponderò. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!